Prima cosa, zaino, questo è il Lopro AV200, mi sembra, è uno zaino vecchio, avrà almeno 6-7 anni, più 7 che 6. Ci sta veramente di tutto, sicuramente ci sta più cose di quelle che mi servono portare, ma è molto comodo e posso metterci quindi altre cose. Viaggiando con la famiglia, infatti, non posso portare tutto quello che mi piacerebbe portare, ma devo cercare di mantenere un po' compatta l'attrezzatura che porterò con me. Quindi, per fare i video, avrò con me la mia fidata Panasonic GH5 che mi accompagna sempre, perfetta per tutte le esigenze. Ho scelto di portare tre obiettivi in modo tale, come dicevo, di averne il meno possibile. Il principale sarà il 12-35, equivalente di un 24-72.8, che va benissimo in tutte le situazioni, è abbastanza luminoso, è tuttofare, è leggero, molto comodo. Due lenti fisse, il Sigma 16 mm che è attaccato adesso in macchina che non vi posso far vedere e il Panasonic Lumix Leica 25 mm 1.4 equivalente a un 50 mm, quindi molto bello per primi piani, dettagli, un obiettivo luminoso piccolissimo, guardate, e quindi super comodo, super leggero da portare. Ovviamente devo portare il caricabatterie, qui dentro ci sono appunto batterie, caricabatterie da portare con me. Porto ovviamente con me il filtro per girare in esterno, questo è un Kokin, molto bello, funziona molto bene, è grande, quindi uso dei riduttori a seconda della lente che utilizzo e con questo setup vado molto bene. Ovviamente devo portare via un po' di schede SD, queste ce ne stanno diverse, ma adesso devo vedere poi quali portare, comunque questi portaschede sono comodissimi per quando si gira. Porterò con me poi il microfono da mettere sulla macchina, questo è Rode VideoMic 2, la seconda versione, è veramente molto bello, è super compatto perché è veramente piccolissimo, ha un audio spettacolare e la cosa molto bella è che lo si può attaccare con un cavo USB-C al computer e va molto bene anche per registrare ad esempio i voice over. Porterò quindi poi il Gorillapod per utilizzare per un po' di stabilità, per appoggiare la macchina, per utilizzarlo per vlog e anche questo piccolo treppiede manfrotto, molto comodo, piccolino, che va anche molto bene con questo riduttore per fare delle riprese con il telefonino oppure per attaccarci sopra appunto il microfono in questo modo e utilizzarlo appunto per appoggiarlo e registrare dell'audio dei voice over. Porterò con me ovviamente power bank, questo power bank della RAV Pro è spettacolare perché oltre ad essere power bank può essere utilizzato come router wifi e anche per fare backup con un hard disk esterno, quindi mettendo una scheda SD si può fare un backup direttamente su un hard disk esterno. Porterò quindi l'hard disk esterno, questo è un Samsung da 500 GB, se non dovesse essere sufficiente alla peggio ne compro uno là, tanto bene o male i prezzi degli hard disk sono simili, quindi va benissimo se lo riempio comprarne uno sul posto. Porterò con me il mio MacBook Pro perché spero di avere tempo un pochino quando sono a casa, magari la sera nei momenti liberi, di cominciare l'editing dei video. Dopodiché ho questa luce LED molto piccola portatile, ma molto luminosa, che se mi serve da dover illuminare qualche scena è comoda ed è sempre utile avere, quindi la butterò nella borsa perché è molto pratica. E poi porterò con me questo Corpit Key Nest per mettere appunto cavi, cavetti, caricabatterie, piccole cose, insomma è molto bello, molto comodo, si divide in due parti, questa è la parte con gli scomparti che possono essere organizzati come si vogliono e la parte superiore se è attaccato con la presa diventa anche un caricabatterie wireless, quindi molto bello, molto versatile e anche molto di design. Dopodiché avrò le mie cuffie AirPods Pro per un po' tutte le situazioni da girare. E porto via per il viaggio, principalmente in aereo molto lungo, anche le mie vecchie Bose non sono wireless, non sono Bluetooth, si attaccano ancora col cavo, ma per andare in aereo vanno benissimo, cancellano il rumore, quindi direi che sono un must da avere in aereo. Sempre per il lungo viaggio in aereo avrò il Kindle, il Paperwhite, bellissimo, funziona bene, c'è la luce, ha una qualità di lettura stupenda, per cui in aereo spero di avere tempo di leggere, o se no comunque la sera là nel Kindle ho tutti i libri che mi servono ed è veramente uno strumento molto molto comodo. Avrò poi ovviamente il mio cellulare, l'iPhone 11 Pro Max, che gira dei video molto belli, per cui in alcune situazioni è comodo utilizzare video. E
questo piccolo microfono lavalier della Rode da collegare proprio al cellulare. Quindi, in alcune situazioni dove mi serve un buon audio o non mi serve avere il microfono sulla macchina, questo va benissimo. Lo collego al cellulare con il suo adattatore e posso registrare un audio di buona qualità. Dopodiché, ovviamente, ci vuole questo per girare il passaporto, perché senza il passaporto andiamo da nessuna parte. Portafoglio per il viaggio, di solito utilizzo un passaporto che non uso a casa uso ormai solo un portatessere, qui invece passaporto dove abbiamo già un po' di yen per il Giappone che ho avanzato dei viaggi scorsi. Quindi passaporto, portafoglio con soldi e ovviamente passaporto con carte di credito. Io in questo caso ho ad esempio attivato una carta nuova, ho l'American Express Gold che mi serviva sia per comprare i biglietti sia perché è comoda per viaggiare, ma porto via anche la mia vecchia Visa come carta di credito di scorta, sempre meglio averne due se vi servono. Se volete attivare l'American Express Gold gratuita per un anno con un bonus di punti reward in omaggio, vi lascio il link in descrizione se vi fa piacere. Io prendo dei punti e voi prendete dei punti, un po' come funziona sempre in queste cose. Altre cose che devo portare via, direi che non ce ne sono, ovviamente cavi, cavetti, cariche batterie che cercherò di far stare dentro il più possibile, ma essendo poi alloggiati dai nonni hanno un po' di tutto, soprattutto per caricare appunto il telefono, per caricare l'iPad, addirittura per caricare il computer, per cui su questo non c'è problema. Quindi questa è una breve panoramica di tutto quello che porterò per fare video e per passare anche un po' di tempo il viaggio. Spero vi possa essere utile per i vostri viaggi, per un po' di ispirazione e noi ci vediamo quindi in Giappone. Ciao!